Oggi parliamo di displea. Displea è un termine medico magari poco conosciuto da parte della gente comune, sta ad indicare la difficoltà a respirare. Questo è un sintomo veramente uno dei più importanti e vitali per l'organismo, tant'è vero che è un sintomo per il quale l'ammalato si rivolge immediatamente al medico. Il sintomo è dovuto ad alcuni recettori nella periferia rispetto al cervello che mandano dei segnali a seguito di una malattia che si instaura nel polmone o nel cuore. Questi viaggiano attraverso un nervo, raggiungono il cervello e vengono interpretati in senso di difficoltà a respirare. Ma quando il medico va a chiedere che cosa vuole dire difficoltà a respirare all'ammalato, e l'ammalato risponderà a diverse cose. Per esempio, alcuni rispondono che questo significa un senso di oppressione al torace. In altri casi, per esempio, la difficoltà è inspiratoria. Molto spesso magari si associa anche un rientro del giugulo, questa parte alta del torace. Altre volte è la difficoltà a espirare o ancora anche altre volte, casi più rari, la dispnea, il sintomo è dovuto ad una fame cosiddetta d'aria, cioè il soggetto respira ma vorrebbe respirare di più di quello che sta respirando.